Eccoci ragazzi, bentornati sul canale, un saluto da Indie Lulux. Oggi sono qua per mostrarvi il nuovo gioco che mamma Microsoft mi ha regalato questo mese col Games with Gold. È un gioco un po' differente da tutti quelli a cui ho giocato finora. Partiamo dicendo che è un'avventura grafica, quindi di conseguenza il gameplay sicuramente non è dei più sviluppati e dei più appaganti, diciamo, però è un gioco, è un titolo che mi ha colpito. Si chiama The Wolf Among Us, cioè Il lupo tra di noi, e partiamo dicendo che è un gioco sviluppato dai Telltale, che molti di voi conosceranno come apprezzati sviluppatori di giochi tipo The Walking Dead, ispirato alla famosa serie collana di fumetti e poi successivamente all'apprezzatissimo e amatissimo telefilm, e anche dal controverso sviluppo della versione story di Minecraft, ovvero Minecraft Story Mode. Controversa perché ha sì molti fan come gioco originale, ovvero Minecraft, ma ha avuto anche parecchie pesanti critiche dalla critica soprattutto, perché ha snaturato il concetto di avventura di cui Minecraft e survival di cui Minecraft faceva il suo punto forte, e l'ha trasformato appunto in un'avventura grafica in cui il giocatore si poteva prendere delle varie scelte che potevano decidere lo sviluppo della trama, ma neanche più di tanto, ovvero era abbastanza guidato e comunque snaturava appunto il gioco, l'anima, l'essenza di Minecraft. Questo gioco di cui vi voglio parlare oggi, cioè The Wolf Among Us, ha praticamente lo stesso concept ed è precedente a Story Mode, perché è un gioco che è stato sviluppato tra il 2013 e il 2014. È un'avventura grafica, quindi il gameplay, il concept praticamente è lo stesso, ma ha diversi punti di forza che a me onestamente sono piaciuti. L'ho giocato per un paio di ore, come potete vedere dalle immagini alle mie spalle, e mi ha colpito. Mi ha colpito perché è un gioco che sicuramente rispetto alla story mode di Minecraft punta tanto sulla narrazione, c'è cioè una narrazione molto carina, nonostante il gameplay sia praticamente ristretto al punta e clicca classico dell'avventura grafica. Ha una narrazione più estesa, più ampliata e più curata, anche perché è assolutamente ispirato a una serie di fumetti famosa della Vertigo, che è una branca praticamente della DC Comics, che autrice, per capirci, di Batman e Superman, e la Vertigo è quella che cura la parte dei fumetti molto famosi, soprattutto negli Stati Uniti più che da noi. Questo The Wolf Among Us si ispira apertamente ai fumetti Fables, che appunto parlano delle cosiddette fiabe. È un mondo fantastico in cui tutti i vari personaggi più famosi delle varie appunto favole che ci hanno preso per mano fin da bambini sono riproposti in veste grafica ai giorni nostri, e più precisamente a New York City, in cui queste creature fantastiche, protagonisti delle favole, sono relegati in un parte nascosta di New York City, che la chiamano Fable City, appunto, e in cui essi si nascondono sotto sembianze umane grazie al cosiddetto glamour, che è una sostanza magica che è molto costosa, che praticamente tutti devono appunto acquistare ed utilizzare per poter prendere sembianze umane e non farsi sgamare appunto dalla comunità di New York City. La pena per coloro che non utilizzano sto glamour è quello di essere rinchiusi nella farm, cioè nella fattoria, in cui essi possono star lì con le loro sembianze naturali, però non possono essere sgamati e non possono vivere a contatto col resto del mondo. Protagonista della nostra vicenda è Bigby Wolf, che è lo sceriffo di Fable City. E una curiosità,
nella versione amatoriale italiana, perché purtroppo ragazzi l'unica pecca, se vogliamo così chiamarla, di questo gioco è che non ha la traduzione in italiano. Quindi io non parlo benissimo l'inglese, però a grandi linee lo capisco, quindi con un po' di sottotitoli in inglese non riesco a cogliere tutte le caratteristiche, tutte le sfaccettature, tutti i particolari nascosti della trama, però riesco a seguirla, riesco a capire cosa sta succedendo appunto. Ed essendo un'avventura grafica, se non capisci quello che sta succedendo non puoi neanche prendere scelte, non apprezzi neanche il senso narrativo, la narrazione che i Telltale ti vogliono dare. Come detto, questo protagonista si chiama Wolf, Bigby Wolf, e in italiano, la versione italiana, viene chiamato Luca Wolf. Luca perché sta praticamente come lupo cattivo, cioè quindi Luca, e lui è la riproposizione di questo, che questo gioco vuol dare, del grande lupo cattivo delle fiabe. Infatti è un personaggio molto tormentato, un po' oscuro, con un passato molto oscuro, e praticamente è la versione redenta del grande lupo cattivo. E lui si troverà di fronte a delle indagini, perché è lo sceriffo di questa Fable City, e di volta in volta dovrà risolvere casi con l'aiuto o scontrandosi con altri personaggi delle fiabe. Io per esempio, in questo breve scorcio di gameplay ho già incontrato la riproposizione di Biancaneve, che è chiamata Snow appunto. È presente come nostro aiuto, che ci mostrano stralci di qua e là di quello che ci sta succedendo intorno, ci svela qualche particolare. Ho incontrato lo specchio delle mie brame di Biancaneve. Ho incontrato cosiddetta bella delle fiabe Disney, per capirci, che qua viene chiamata Beauty appunto, e che dobbiamo decidere se aiutare o no, da nascondersi, da scappare dalla bestia, che però non ha le sembianze di una bestia ma è un uomo normale, perché grazie a Glamour è camuffato sotto sembianze umane. Menzione d'onore per il porco che troviamo a casa del nostro protagonista, che non è altro che la riproposizione appunto del gioco di uno dei protagonisti della fiaba dei tre porcellini, che appunto troviamo sul divano del nostro protagonista, proprio sdraiato, svaccato a dormire, e che non fa altro che fare la vocina della coscienza del nostro appunto protagonista, e in più si mette lì a fumarsi una siga e a bersi un po' d'alcol, menzione appunto del tutto meritata. Questo gioco praticamente è tutto un punta e clicca, in cui noi dovremo prendere le scelte, e in base alle scelte che faremo l'avventura varierà e virerà verso una certa direzione. L'ho trovato particolarmente carino, anche se non è niente di mai visto o niente di innovativo, però rispetto a Minecraft Story Mode, che io diciamo non ho mai giocato ma di cui ho visto alcuni gameplay, e ho visto che la narrazione è piuttosto blanda, sì, possiamo prendere varie decisioni, varie scelte, ma che poi credo ci riportino sempre lì fondamentalmente. Qua, essendo che forse c'è questa atmosfera un po' più noir, questa atmosfera un pochino più fumettosa, funziona, cioè mi ha catturato, sono rimasto volentieri, nonostante, ripeto, la narrazione è in inglese, quindi devi stare anche un po' lì dietro a cercare di capire cosa sta succedendo. Queste 2 ore di gameplay mi sono passate molto, molto in fretta, molto piacevolmente. Menzione per il suono, l'audio, le musiche non le senti perché accompagnano bene la narrazione, però se ci fai caso sono ben fatte, ben strutturate e messe molto, molto a tempo, molto a modo, cioè mi sono piaciute, danno un piacevole sottofondo all'avventura, per così dire. La grafica così a naso mi ha ricordato un po' l'atmosfera noir di Sin City. Che dire, è piaciuto, è un titolo che scorre, se siete un pochino pratici masticate un po' l'inglese, scaricatelo, soprattutto se avete il Games with Gold, perché è gratuito fino a fine mese, e
non è, ripeto, se siete un videogiocatore propenso all'azione estrema, a giochi super frenetici, ragazzi, dopo un quarto d'ora vi sarete addormentati, perché il vostro gameplay è punta qua, clicca là, cerca l'indizio lì, ed è un continuare a parlare con i vari personaggi. E azione vera e propria si limita semplicemente a dei time event, quick event, time event, schiaccia B, schiaccia lì. L'unico combattimento a cui ho assistito è stato un grosso time event, niente di più, cioè non andrete in giro a picchiarvi, a cercare, a fare chissà cosa, è tutto punta e clicca. Però l'ho trovato un punta e clicca piacevole, perché la narrazione, la regia mi è piaciuta molto, la storia, col fatto che è fantasy, ti può aiutare a infilarci dentro di tutto, ma è stato infilato dentro con garbo, secondo me, con stile, cioè mi è piaciuto proprio lo stile narrativo del gioco. Vi ho fatto vedere un po' di gameplay alle mie spalle, appunto, ragazzi, ma non voglio spoilerarvi tutto, perché appunto il pezzo forte del gioco è la narrazione, è il gameplay. Quindi se vi sto a spoilerare la trama di questo primo episodio, perché ragazzi questo gioco è suddiviso in 5 grossi episodi, a loro volta suddivisi in vari capitoli, come può essere giusto un fumetto, e io ho fatto praticamente quasi interamente il primo capitolo. Però non ho ancora terminato, ma lo terminerò, perché mi sta piacendo e ormai voglio capire come cazzo va a finire, fondamentalmente. E come detto, non vi voglio spoilerare altro, perché appunto il pezzo forte di questo gameplay appunto è la trama. Quindi se vi sto a spoilerare cosa succede e la trama di questo primo capitolo, che si chiama Fate, dal nome della vittima che ci troveremo a incrociare sul nostro cammino all'inizio del gameplay, mi rovinerei completamente il gioco e la scoperta di questa trama. Detto questo, ragazzi, vi rimando ai prossimi video, ai prossimi gameplay, alle prossime anteprime, alle mie prossime minchiate, come al solito. Lasciate i commenti se volete, condividete, lasciate un like se vi ho incuriosito un minimo su questo gioco e su questa nuova avventura grafica che ho voluto portarvi sul canale. Vi ringrazio, un abbraccio, alla prossima.